E quello del Quirinale sarà un test importante, un test delicato anche per i 5 Stelle che appaiono interessati ad essere della partita. Non a caso dal Movimento in queste ore sembrano arrivare segnali di apertura nei confronti dei Democratici. Il servizio di Mario Francocà. Sul Quirinale i 5 Stelle affrontano un test delicato. Dopo le tensioni interne delle ultime settimane e con le incertezze sulla tenuta futura, anche il controdiscorso di fine anno di Grillo non sembra aver acceso gli entusiasmi. È presto per fare confronti definitivi, ma rispetto al 2014, quando il boom di contatti bloccò la diretta web, non c'è stato alcun intasamento e sono diminuiti visualizzazioni, condivisioni e commenti. Segnale, forse, d'allarme per chi della rete fa il sistema nevralgico dell'azione politica. Tra i messaggi di Grillo, oltre al referendum per uscire dall'euro, anche i consueti attacchi a Renzi e Napolitano, ma guardando al Colle per il momento il leader non va oltre. Certo, il movimento pare interessato alla partita, alle condizioni ribadite da un deputato dialogante come Danilo Toninelli, braccio destro di Luigi Di Maio, dopo l'incontro tra il vicepresidente della Camera e il suo omologo democratico, il renziano Giachetti. Con trattative pubbliche e trasparenti e nomi indicati per tempo per poter avviare il confronto via internet, i 5 Stelle potrebbero starci. E dalla nebulosa grillina iniziano ad emergere alcuni nomi. Il primo lo fa Claudio Messora, ex responsabile della comunicazione al Parlamento europeo, annunciando che, secondo un sondaggio online, il candidato più gradito è Ferdinando Imposimato, ex magistrato, più volte parlamentare PC-PDS, ora vicino alle posizioni del movimento, quinto alle Quirinarie del 2013 dietro Gabanelli, Strada, Rodotà e Zagrebelsky. Qualcuno poi ha voluto leggere in chiave quirinalizia anche la lettera di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, a favore del reddito di cittadinanza, pubblicata sul blog di Grillo. Scenario comunque tutto da definire, così come le reazioni alle ultime fuoriuscite dai gruppi parlamentari. Tra i possibili motivi di ulteriori malumori, il peso crescente di Davide Casaleggio, figlio del cofondatore, sempre più protagonista dopo aver accompagnato Grillo a Bruxelles all'incontro con l'antieuropeista inglese Farage.